Ma voi la sapete la lore di Metal Slug? Oggi gioco classico, non un gioco che magari puoi non conoscere, cioè Metal Slug lo conoscono tutti, ci hanno giocato praticamente tutti. Oggi giochiamo al primo, perché il primo è molto figo, c'ha delle cose che secondo me dopo non sono state ripetute. Abbiamo, che fa ROM check, non vi preoccupate, è tutto regolare. Intro del Neo Geo, ascoltiamo. Metal Slug, praticamente sviluppato da Nazca Corporation, che era praticamente era una software house, si può dire, sì, che eccolo, Metal Slug. Ecco, infatti c'è scritto Nazca Corporation, che poi è stata acquisita da SNK, che era una software house, dicevo, con alcuni elementi della vecchia IREM, solo che l'IREM poi è stata smantellata, non esiste più, alcuni sono stati presi qua e poi la stessa Nazca è stata rilevata da SNK. Mi pare nel 96, ma adesso non stiamo. Infatti, Metal Slug è il primo gioco. Super Vehicle 001. Perché? Tanto che inserisco i crediti, ti spiego. Qual è la trama di Metal Slug? Praticamente abbiamo questo terrorista che voi vi ricordate con la benda, con la pseudo svastica, no? Che praticamente è ispirato a Saddam Hussein. Comunque al terrorismo degli anni. Di quegli anni. Però, cosa volevo dire? L'ambientazione, sì, molti soldati richiamano invece quelli della seconda guerra mondiale, insomma un po' mischiaticcio, però Metal Slug è ambientato in un'epoca fittizia del 2028 comunque. Detto questo, voi leggete il tutorial, ma che sapete già a memoria perché ci ha giocato tutti, ci hanno giocato anche chi non è un nerd, comunque cioè, in tutte le sale giochi si trovava e piaceva sempre un sacco. Comunque, cosa succede? Perché questo tizio si rivolta, ha creato questo esercito per rivoltarsi contro l'esercito regolare, perché suo figlio è stato un poverino ucciso durante un bombardamento a Central Park. Ok, questo inizia un po' come la storia del punitore. Quindi cosa succede? L'esercito regolare crea questi Super Vehicle 001 denominati Metal Slug, no? Come suggerisce anche la mia t-shirt, no? Dove c'è proprio la spiegazione del Super Vehicle. Però cosa succede? Questi super vehicle vengono rubati da Morden. Allora cosa fa l'esercito regolare? Manda i falchi pellegrini, che sono appunto Marco e Tarma. In questo caso noi utilizziamo Marco Rossi, no? Famosissimo Marco Rossi. Ah, bello sto pezzo che se spari qua fa il riflesso, cioè fa l'illuminazione. Qua prendiamo un altro heavy machine. Quindi cosa succede? Manda la squadra di falchi pellegrini a recuperare questi Metal Slug. Infatti ecco perché li troviamo durante il gioco, no? No, c'è tante robe da dire in così poco tempo, infatti a volte sto anche digerendo. Occhio. Comunque animazioni spettacolari, questa è la versione censurata, perché se voi ci avete giocato sulla vostra PlayStation, chi è che non ce l'aveva anche masterizzato sulla PlayStation? Il sangue era rosso, invece questa è la versione coin-op. Ecco, abbiamo preso il Metal Slug, che è il Super Vehicle 001. Poi nei capitoli successivi, oh, io perché non voglio farmelo danneggiare. Ok, nei capitoli successivi c'è anche lo 002, lo 003, che sono appunto l'aereo, il sottomarino, lo struzzo. Vi ricordate lo struzzo? Spettacolare comunque. Comunque dicevo che questi erano della ex IREM o IREM, no? Infatti si vede molto lo stile un po' sporco, come potevano essere anche di giochi tipo, non so se vi ricordate, In The Hunt, quello sparatutto, scorrimento orizzontale del sottomarino, quello sembra molto veramente, sembra molto Metal Slug, però con i sottomarini. Un attimo, ecco, perché sono concentrato, e volevo attivare la chat, che magari me la sono persa. Di solito io parto carico, poi mi scordo, ok. Qua mi ricordo c'erano dei tizi, infatti. Quindi, ecco, mi ha colpito il verme.
Vabbè. No, me l'ha colpito. Ha già finito. Mi rogue non hai portato il metaslug e prendere i punti extra. Eccoci qua. Notifica da Twitch, che è successo? Quindi sì, se noi portavamo, vedi, tutti i prigionieri, se non muori li porti a fine livello con un punteggio. Ok. E se prendevi, mantenevi il metaslug, prendevi anche 10.000 bonus, insomma un sacco di bonus. Qua mi piaceva che si non potevano rompere questo. L'uno, perché è bellissimo, perché anche se è il primo ha meno veicoli, però comunque c'aveva quei livelli che ti ricorda, cioè proprio anche questo che potevi rompere le bandierine, cioè ha delle situazioni uniche, no? Tipo qua che ti dovevi abbassare. Cioè secondo me... anche se c'erano solo due personaggi, in questo caso, prima che il bazzucchiere arriva... Ok, perfetto. Perché i bazzucchieri qua sono i più forti, secondo me. Perfetto. Ancora non sono morto mai, strano, di solito... Lei l'ha chiamata, eh. Qua si poteva rompere cose, ok. Che volevo dire? Non mi ricordo cosa ho già detto. Sì, insomma, qui sta Marco e Tarma a risolvere la situation. Ecco, infatti, per far sta cazzata. Almeno vediamo anche un'animazione extra. Bellissimo, anche sto Big Ben, sto simil Big Ben nello sfondo. Cioè, le ambientazioni erano super belle. Tipo questa qua... non so, mi pare un po' mezza italica, però con il Big Ben, insomma, quello lì che prende il sole, che non c'è. Ma poi mi tengo Rocket Lance, perfetto. Io mi ricordo che se tu andavano verso il basso i missili, infatti, che cosa che dopo mi sa che si è persa. Eh no, Rocket Launcher, aspetta, vediamo se la faccio, perfetto. Perfetto. E abbiamo preso anche un po' di munizioni. Ok, ne arrivano altri. Quindi questo stile un po' grottesco, comico, molto bello, cioè... c'è una voglia di giocare, non ho giocato gli ultimi. Poi, tra l'altro, mi pare ce n'è uno 3D. Che io da piccolo dicevo, perché non ne fanno uno 3D, no? Che si vede da dietro. Infatti dopo l'hanno fatto e mi sono pentito, perché al tempo ero stolto. E 3D non significa meglio, perché poi perdi il gameplay, capito, no? Perché la grafica è anche in base al gameplay, quindi non per forza. Qui chi c'era? Ah, aspetta, qua c'era... Ok, infatti, li avevo visti. Cioè adesso i segreti non me li ricordo, solo proprio quelli. Cioè i miei amici ne sapevano a pacchi, non si sa. Cos'è la machine? No, dai, quasi meglio per questo mini boss. Quindi alla fine Morden c'ha ragione, poverino. Gli hanno ammazzato il figlio con un bombardamento. Dopo c'è stato anche un attentato al presidente degli Stati Uniti, ho letto, ma insomma è, in realtà la lore è gigante. Infatti nel 2, per dire, chiamano gli Sparrows, che sono appunto Fio e Eri. Oh, madonna queste. Okay, eccolo il Metal Slug, che è proprio la meccanica base del gioco. Thank you, thank you, thank you. Insomma, a parte... prima che sono caduto per fare una cavolata, ancora devo morire, strano, di solito non spiatto 10.000 volte. Poi siamo a level 4, il level 4 scritto sotto è il livello di difficoltà a cui si sta giocando, perché se non lo sapevate i giochi 2D hanno il loro livello di difficoltà anche se non te lo fa selezionare. Quelli del Neo Geo, che è MVS, diciamo hanno 8 livelli, di solito il level 4 è quello base, quello sarebbe media difficoltà. Infatti non ho modificato niente. Comunque dai, è bello questo episodio, sono contento. Metaslug.
dopo io parto, quindi questo diciamo è l'ultimo episodio prima, dopo ce ne saranno gli ultimi tre con season finale di un altro gioco di cui sono super contento. Ecco, ok. Oh, stavo scivolando per colpa di... Oh, guarda, ha fatto la finta. Adesso sgancia le mine, se non sbaglio. Oh, siete matti. Oh, attenzione. Eccolo, Moradin, che lo vediamo per la prima volta qui. Che lui infatti è un po' ispirato a Saddam Hussein, non avevamo detto. Ma questi si possono distruggere. Ah, niente, non riesco a tenere il meta slag. Oh, no, ho perso tutti i prisoners. E si salva, infatti abbiamo visto che qua non lo sconfiggiamo perché riesce a fuggire con l'aereo del suo sgherro. Quindi Marco Rossi in realtà italo-americano, perché poi italiana ci abbiamo Fio, che ho disegnato tra l'altro, se controllate sempre su Montezuma Instagram ci sono alcuni miei disegni, che è di Genova proprio, invece lui mi pare italo-americano. Poi c'è Tarma Rowing, che è il secondo giocatore predefinito del primo capitolo. Ecco, per esempio, un'altra peculiarità del primo, sto livello è fantastico, cioè io un livello così non l'ho più rivisto dopo nella saga, perché tipo che è anche un po' platforming. E... aspetta, che qua un attimo sto attento, ok. E un po' platforming, poi vediamo, c'è un pezzo che è appunto molto particolare. Però con questi, con questo kid stick si spara veloce un sacco. Ok, esatto, anche questo che va su e giù, che se lo perdi poi non puoi più tornare, fa il salto al culmine massimo e ce l'abbiamo fatta. Ecco questo qua, che devi premere sto bottone sparandogli. Dai. Perfetto. Poi adesso c'è... ah, vero, c'è proprio... come si chiamano? C'è un sacco di roba. Ci sono prima le slavine, in teoria. Ok, pensavo di non farcela, perché qua devi saltare proprio al culmine. Quello ti faccio, ecco, adesso c'è Allen, uno degli sgherri principali, nemico storico di Metal Slug, perché nonostante ogni capitolo muore, lo vediamo sempre. Lo vediamo sempre all'opera. Come on boy, fighissimo. See you in hell, dice sempre quella, poi. Mi pare nel 2 cade di sotto e viene mangiato. Oppure anche vedi sti livelli unici, no? Qua c'è tutte le barricate. Non so, a me c'è un level design, se si può chiamare così, insomma, una struttura di livelli, dei sprite unici. Insomma, l'uno... oh no, coltellato così. Primo credito alla fine, dai, onesto. Quasi che si può finire in sala giochi. Poi adesso sto anche parlando, quindi. Oggi c'è poco pubblico, sono tutti via. Lo so che è sabato, lo so che è estate, ma questa puntata andava fatta. Poi adesso moriamo di più, perché i prossimi livelli sono devastanti. Guarda quello. Oh,
Ah, quello che viene incendiato. Bellissimo. Ah, quello che veniva verso lo schermo, cosa che poi dopo non è stata più ripetuta, se non sbaglio. Non so se c'è anche negli altri capitoli, sinceramente. Eccolo, il Metal Slug. Infatti è l'unico veicolo dell'1, se non ci fa pensare. Andiamo su? No, è tanto, ma preso, eh. Ok. Ma lui lo devo prendere da così, no? Ok. Guarda che palombella. Perfetto. No, dai. Arrivato immediatamente. Vale, il cartello che si spara. Mi dava anche un segreto. No. Ok. No, secco così. No, ma preso, volevo scavalcarlo. Adesso sto boss è fighissimo, però sarà un po' duro. Ah no, c'ho l'occhio piano. Ma qua anche qua si abbassano i missili. Sì, no, poi non lo colpisce, guarda che roba. Perché sono simili a ricerca. Questo è il gatto. Oh, via 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 via. No, la mina. Pensavo si attivasse più tardi. Poi quando torno vediamo In The Hunt, che è questo gioco del sottomarino dove c'erano gli ex impiegati, per farvi vedere che lo stile è molto Metal Slug. Quindi poi c'era anche quel gioco Gun Force, che dicono che sia un po' un precursore di Metal Slug. Pare Gun Force, sì, il 2 soprattutto, perché anche aveva gli anche lo stile, anche lì gli sprite molto similari. Ok, distrutto Gun Force, ma soprattutto il 2, Gun Force 2 era, che aveva anche addirittura le voci dei soldati morti, dell'animazione di morte, erano gli stessi che poi saranno utilizzati proprio qua su Metal Slug. Ok, siamo alla terza. La quarta qual è? Ciao Wolfen, come va? Tutto a posto? Ecco, siamo al quarto livello, anche fighissimo, eh. Oh, mamma mia. Qua no, ah no, ho sbagliato, per prendere il Metal Slug qua dovevo salire sul barile. Vabbè, ce lo siamo persi. No, vabbè, ho preso. Ecco, questi sono gli assaltatori maledetti. Ecco, infatti l'ho detto, che qua si comincia a morire serio, Tipo anche sto livello nella, tipo nella locanda, bellissimo, nella taverna. Oh, questi sono. Sono un appassionato, mi fa piacere guardare chi lo gioca. Mi fa piacere anche a me che sta, anche se io non sono il più bravo, anzi. Sto facendo un format per rivedere un po' i giochi 2D della sala giochi e non potevo non fare un episodio su Metal Slug, no? E penso che ci hanno, come dicevo prima, ci hanno giocato tutti praticamente, anche chi magari non è proprio avvezzo al giocare. Poi l'uno, ho scelto l'1, non so se concordi con me, l'1 c'ha delle cose, non so, c'ha dei livelli molto belli che dopo non li ho più visti così, nel senso c'ha delle cose un po' particolari, anche tipo dei nemici particolari, non lo so spiegare. Questo mi sa il terzo o quarto credito, comunque dai, onesto. E poi questi alla fine, come muovi voli, fai crollare, ecco anche sta cosa che fai crollare i carri armati. Aspetta, ho sbagliato, orca miseria, questo lo spara velocissimo.
Aspetta, adesso leggo, eh. Guardando mi sta venendo in mente una cosa da fare. Sto cercando di battere un record al primo. Dici un record di punteggio? Ecco, questo fa il giro tondo. Mamma mia. Comunque stavo vedendo, non giocandoci da tanto, comunque se uno sta attento potrebbe anche non morire quasi mai. E io sono morto perché... Vabbè, sì, perché sono scarso, però sono morti secondo me evitabili per ora. Però insomma sarebbe figo farlo one cc, no? Un credito solo, ecco, infatti è... Poi vabbè, poi se uno sta streamando io mi distraggo parecchio, ho scoperto, non ce la fa. Quando faccio la prova faccio benissimo, poi quando faccio lo stream che devo spiegare la lore faccio un bordello, ok. Poi per il punteggio devi sapere tutti i prigionieri nascosti. Io ci riesco a finirlo con un CC. Grande. No, infatti. Tanto di cappello, Wolfen. Wolfen è riferito, immagino, all'astronave di Wolf di Star Fox, no? Se io sto così... No, niente, pensavo di trovare una gabbola. Qua posso salire, vero? Sì. No, niente, ho fatto un casino. E poi questi non sono neanche tanto forti, mi ricordo. Perché ho visto un tizio che li fa... proprio se li mangia a colazione, sti caramari. Ah, vedi, ok, già abbiamo distrutto... vedi, c'hanno pochissima vita, mi ricordavo. Ah, pensavo l'astronave di del nemico di Star Fox. Quindi sì, Wolfenstein, come no? Quelli, sì, che il primo Wolfenstein ovviamente aveva lo stile tipo di Doom, cioè scenario tridimensionale, ma tutti sprite, anche la mano che sta davanti, tutto 2D chiaramente. L'ultimo anche non sembra malvagio. E anche questo livello della città che si sbrega tutto. Poi questo c'è anche in un altro Metal Slug, c'è la 500, capito? Tutte queste robe un po'... Ci sono un po' di robe italiche, sinceramente. Aspetta, qua non sono bloccato, ok. Prendo il flame shot, sì, dai. Questi, ok, infatti mi ricordavo si potevano. Qua se la macchina non faceva lo zompo, che se te la distruggevi. Oh. Perfetto, prendiamo il Metal Slug. Oh! Postale, infatti vedi. Ecco perché queste sono tutte città, secondo me, italiane alcune, tipo questa soprattutto. Postale, infatti. Come se fosse appunto una guerra mondiale in Italia, no? Cioè molto... Vabbè, che i giapponesi... Oh! Cioè, sarebbe... Mi fa impazzire l'Italia ogni tanto. Playa. Poi ci sono queste cose, tipo playa. E io anche questo che... Il Metal Slug può acciaccare le macchine subito, così. Bellissimo. Non c'era un segreto, no? Mi pareva... Ok. Ah, questo qui con gli aerei. No, quello me lo sgancio addosso, è un classico. Ah, infatti il quinto livello mi confermi che palesemente è ambientato in Italia. Poi prima ho spiegato un po' la lore, no? La lore, come si dice ormai. Che niente, che loro devono riprendere questi Metal Slug, questi Super Vehicle 001, no? Come anche suggerisce la mia maglietta. E... No, qua è un casino. Come si fa? Aspetta. Ok. Tanto...
Alla lettera com'è che si fa? Io non l'ho mai presa quella, per dire. Ma mamma mia, mi sono abbassato all'ultimo. Poi è vero qua. Che c'era di nuovo. No, maledetto kamikaze. C'è anche il boss del livello prima. Lui scende. Di maglietta, guarda, io ne ho trovata questa che ogni tanto alle fine del fumetto c'è. Mi è piaciuta un sacco perché a me non piace quando c'è tipo il titolo, robe così. Va di cani qua. Ah, io che questo è poi il boss che hanno messo. E niente, ho trovato questa, mi piace, che appunto è come se fosse il concept del carro armato, appunto del Super Vehicle. Ah, miseria, ho sbagliato. Super Vehicle 001. Questo mi ricordo non era difficilissimo, perché quelli colorati cadono nell'ultima posizione in cui sei, se non sbaglio. Ah no, eccolo. Però adesso dopo devi andare sotto e sparare ai lati quando ti arrivano questi. Ok. Cos'è che c'era in sta maglietta? Sì, Metal Slug del 2028, infatti anche la maglietta dice quando è ambientato il gioco. Sì, molto carino, questa mi è piaciuta proprio, infatti. Infatti l'unica occasione che ho per sfoggiare. Final Mission, anche nella Final Mission ci sono varie delle varie gimmick unici. Sì. Ok. Tipo anche sto ponticello. A me da fiolo piaceva un sacco. Poi penso che il mio secondo preferito sia il 3, perché appunto c'erano i bivi. A me i giochi con i bivi, no? Che... ah, che miseria. Potevi... a questo punto ti dà un po' di rigiocabilità anche nei giochi arcade. Qua non mi ricordo come veniva da sotto che... no! Mamma mia! Strano che non mi ha preso, mi è passato attraverso un colpo, non so, forse perché stavo facendo un'altra animazione. Mamma mia, qua come faccio? C'ho fuoco incrociato dei bazzucchieri che, come dicevo prima, secondo me sono più tremendi, più insidiosi. No, guarda, non l'ho visto oggi. Qua è un macello. No, che sarebbe? Sono 1-2X. Aspetta, adesso leggo bene. Che mi fa sempre piacere sentire queste cose. Allora, ecco. Quindi l'1 e il 2. Aspetta, Quindi diciamo il prima del 3, mi pare di aver capito. Sono altri che non c'entrano niente, secondo me. E vero, i primi due hanno delle cose. A me tipo dal 4 non comincia a sconfiferare più niente, anche se non sono male, per carità. Però il 3 sì, c'ha uno stile, si vede un po' più moderno. Infatti io da piccolo ci avevo giocato di meno, perché con l'emulatore si poteva fare. Ecco, questo pezzo della mitragliatrice mi piace un sacco. Che poi sì, questo sprite della mia mitragliatrice torna, ma non mi ricordo in che Metal Slug. Sì, perché comunque da altri cominciano a metterci cose nell'ambientazione un po' strane, no?
Però beh, anche dal 2, cioè alla fine 2 e 3 c'hanno comunque gli alieni in ogni caso, ma a me piacciono un po' tutto, dico, dal non so, il 4 mi sembrava un po' sottotono, anche il nemico un po' anonimo, così, se no il 3 mi piace parecchio invece. Poi vabbè, ognuno preferisce quello che vuoi, cioè. No, così, stavo facendo mente locale, sì. Il 5 anche non mi era piaciuto per niente, cioè nel senso lungo, con dei boss un po' anche lì non troppo ispirati, non lo so. Ah no, devo far cadere. È vero, c'è il trucco per tenere il carro armato, cavolo. Penso che dalle medie che non si gioco all'1, no? Un clone dell'1, poi il 5 il gioco, tutto poi il 6. Sì, che poi dopo c'hanno dal 6 in poi che hanno messo i personaggi di Ikari Warrior, no? Pure di King of Fighters, cioè, tipo Ralph e Clark, no? Che con le statistiche, che uno c'ha più vita. Quello potrebbe essere carina l'idea, però non lo so. Ma questo è difficilissimo, Mira. No. Perché un clone dell'uno? Non me lo ricordo. C'era qualcosa di... forse dici la storia similare. Non mi ricordo perché. Ah, i sommozzatori. Tipo del 3, non so, mi ricordavo che siccome ci... era raro trovarlo, no? Che tipo cioè, il pezzo sulla spiaggia con i granchi, c'era cioè, dei sprite veramente figli. C'era la murena, il sottomarino, cioè arrivano poi sti vicoli cicciottelli, no? Tipo con queste caricaturizzate mi piacciono un botto. Però tipo dal 2 l'X, non so, forse è meglio il 2 perché c'ha meno roba. Dopo c'era lì le armi lampeggianti che erano più forti. No, però vabbè, il 2X alla fine è uguale. Oh, e siamo agli sgoccioli perché qua arriva Morden. Ah no, come si faceva a prendere quello lì allora? Vabbè, ah, forse dovevo colpirlo. E questo è il boss finale, siamo, attenzione. E qua, oh, mamma mia, ci ho provato. Solo per, ah, per levare i rallentamenti, non la sapevo questa. Sì, che c'erano dei rallentamenti anche nel primo pezzo, quello col cammello. Poi comunque ci hanno aggiunto più roba, c'è anche l'aereo, c'è... però non so perché hanno cambiato il boss, capito? Nel primo, cioè nel 2 regolare... aspetta, qua devo... ok, devo distruggere la bomba. C'è l'aereo che è un boss nuovo. E poi mi ci metti il boss riciclato di prima, quello che abbiamo affrontato del quinto livello dell'1. Niente, devo fare. No. No, questi non li so proprio fare, non li so evitare assolutamente. Sì, sono 11 crediti perché ne avevo inseriti 36. Dai, no, pensavo di sconfiggerlo, di distruggere quel missile. No. Oh, è volata, sta puntata è volata praticamente.
Niente, questo era Metal Slug Super Vehicle 001. Adesso comunque non è finita, vediamo il video finale. Chissà se c'è lo stesso video della versione console, non mi ricordo. Io perché su PlayStation 1 mi ricordo c'era tutto lui che lanciava l'aeroplanino di carta. Ah, 9 crediti? Ne avevo contati 11. Vabbè, dai, onesto, avrei speso 9 euro. No, beh, dai, con lo sconto anche me. Di solito mi ricordavo da piccolo con 14-15, vabbè, comunque. Su PS1 è troppo legnoso. Perché cos'è che cambiava? Adesso io non me lo ricordo, cioè, non ce l'ho presente. Però comunque sì, quelli su arcade sono molto più fluidi. Ah, eccolo, eh. Quindi c'è lo stesso finale, cioè, pensavo che era una cosa da su console, invece c'è anche qua questo. Sì, ma anch'io ho notato che anche quando hanno fatto delle conversioni su PlayStation 1 di alcuni giochi sono un po' più strane, ecco. Poi c'era il caricamento tra un po' tipo quando distruggevi tipo i barili con il Danger, c'era il caricamento addirittura, proprio un po' così. Ah, liutaio. Quindi questo Metal Slug della Nazca Corporation con gli ex dipendenti della IREM. Quindi sì, stile sporco, come dicevamo, anche come con i giochi della IREM tipo In The Hunt o anche Undercover Cops, secondo me, perché anche lì c'è proprio questo stile un po' spento, con questi colori un po' spenti. Ah sì, è vero, lo sparo è vero che è più lento, infatti ci ho fatto caso adesso che gioco con l'arcade stick e tutto, qua si riesce a sparare molto bene, a meno che non usavi l'autofire, no, su... c'aveva qualcosina, infatti. E la Combat School, mi ricordo, quella del 2 o dell'X, invece ero impallato un sacco, c'erano tutti i minigiochi ispirati, no, usando gli asset, diciamo gli asset del gioco, è vero. Era divertente. Ah, quella ferrovia. Insomma, scenari secondo me fantastici quelli del Lune. Qua sarà stato Londra, no? Perché appunto c'è sta specie di Big Ben. Iscritti, vi ringrazio un sacco, guarda, sono contento se vi piace questo format. Adesso io sarò in pausa una settimana, però dopo si riprende fino a fine estate con altri giochi arcade, quindi grazie Wolf, grazie chi è l'altro, non riesco a dirlo. Furanku Possi, ma immagino chi sia dal nome. Grazie Frank. Ecco qua, e questo era Metal Slug. E metto pausa, se no qua parte la demo. E si conclude anche la puntata odierna, la puntata odierna di Un'estate al Mame. Grazie Wolfen per la compagnia e ci vediamo al prossimo episodio. Grazie per chi c'è stato e per chi ci sarà, perché ripeto che le puntate possono essere riviste in differita sull'omonimo canale, sempre Monpezu, ma anche su Instagram se volete vedere. Se volete vedere i miei disegni brutti, c'è anche uno di Metal Slug, di Fio. E sempre Monpezuma su Instagram, su YouTube, se dove vi pare. E boh, ci vediamo alla prossima. Boh.